Eh sì, l'hanno fatto grossino il doppio rene sulla BMW X7, ma non è l'unica cosa oversize sul super SUV della casa bavarese. Ed è tutta quanta veramente grandissima la BMW X7. La larghezza è di circa 2 metri, 1,99. L'altezza è pazzesca, è alta quanto me, 1,80 m. La lunghezza è di 5,12 metri, mentre il passo, ovvero la distanza dalla ruota posteriore e quella anteriore, è di 3,10 metri. Ci sta veramente comodissimi. Poi ve lo faccio vedere e vi faccio vedere anche le sue forme, che sono quelle un po' caratteristiche dei SUV firmati BMW, con un tetto che va regolare così da non sacrificare l'abitabilità e la capacità di carico. Intanto rigiro ancora davanti per farvi vedere questo super mega iper doppio rene e le luci, che naturalmente in questo caso sono le quelle a laser con una profondità di circa 600 metri LED, quindi delle luci che per la casa bavarese rappresentano il top dei top. Vi faccio vedere anche il bagagliaio. Vedete, in questo caso è aperto e c'è l'abitacolo che ha la conformazione a 6 posti, quindi con le 6 poltroncine singole, quelle dell'ultima fila che affogano praticamente quando richiuse nel piano di carico, che diventa perfettamente liscio e ha veramente una capacità incredibile, mentre invece quando sono sollevate, vedete, la capacità di carico non è poi sto granché. Poi c'è anche questo elemento che scende per caricare oppure anche per sedersi, perché regge circa un centinaio di chili. Attualmente tutto quanto è ad azionamento elettrico. Qua ci sono anche dei pulsanti per spostare i sedili della seconda e della terza fila. Qua c'è il pulsante per la ribaltina, qua quello per il portellone. Ma la cosa ancora più interessante sono gli interni della BMW X7. Adesso vedete, sono affollatissimi, ci sono 4 persone che riprendono, fanno foto, eccetera eccetera, e appunto ci sono queste poltroncine singole con tutte le regolazioni elettriche del caso, come se si fosse in business class. C'è anche il monitor per il sistema di infotainment, sul quale si possono vedere film oppure replicare tutto quello che appare sul monitor del sistema di infotainment. Sistema di infotainment che conta su un super monitor da, se non sbaglio, 12,3 pollici di diagonale, che ha il nuovo software di BMW, come nuova è anche la strumentazione 100% digitale. Poi naturalmente le finiture sono di livello altissimo, c'è pelle, qua c'è questa radica molto bella, chiara, le plastiche sono accoppiate perfettamente, ma ce ne sono veramente pochissime perché tutto quanto di materiali nobili. Questo qua è alluminio vero, spazzolato, molto bello per la maniglia. E poi adesso disturbo un attimo questi signori, vi faccio vedere anche sulla plancia, c'è chiaramente la leva per il cambio, che è lo ZF 8 rapporti, che equipaggia anche il resto della gamma BMW con questo trattamento come se fosse uno Swarovski diamantato, e anche per la rotella del sistema iDrive. Adesso approfitto che si siano spostati dall'altra parte per farvi vedere bene lo spazio a disposizione degli occupanti. Vedete, c'è veramente tantissimo spazio con i sedili che sono sportivi, avvolgenti, molto molto morbidi. E chiaramente sulla BMW X7 la trazione è integrale e le motorizzazioni sono a benzina per il mercato statunitense e a diesel con potenza fino a 400 cavalli per il mercato europeo. Adesso ve la faccio vedere aperta, appunto vedete, è circondata di persone. E voi che cosa ne pensate del nuovo super SUV della casa bavarese? Naturalmente fatemelo sapere qua sotto nei commenti, e ci vediamo online sul nostro canale YouTube e sui nostri social, e naturalmente sul sito it.motorone.com. Ciao!